Natale insieme a Francesco Greco. Buongiorno, buongiorno Serena. Che cosa ci faccio a casa tua, Francesco? Ma chissà. Non lo sai neanche tu, perché in realtà, ancora una volta, come ci ha detto qualcun altro degli ospiti, vi siete autoinvitati. Allora, Francesco, diciamo, la presentazione la fai tu stesso, perché in mano hai il tuo inseparabile violino. Musicista, insegnante di violino, nel dietro le quinte ti ho fatto una domanda con cui vorrei aprire questa chiacchierata, e cioè: ma tu cosa avresti voluto fare nella tua vita? Questa è la domanda più bella che si possa fare. Il violinista. E come mai? Come mai? Ma perché? Dice, perché suoni il violino? La domanda più frequente. Perché mia madre è insegnante di violino, è stata in conservatorio qui a Taranto, quindi era... una via tracciata. Francesco è nato con il violino in mano e, come si dice dalle nostre parti, così te ne sei andato. E così andrà tutta la vita, sarà tutto così. Ecco, un violino che ti accompagna per tutta la vita, ti ha accompagnato e ti accompagna anche in quella che è l'arte, appunto, della musica, ma anche in quella che è la professione di insegnante. Posso chiederti quale delle due preferisci? Io sono, mi chiamano, il dimostratore di cosa si possa fare con questo strumento antico, perché per tanta gente il violino è rimasto uno strumento antico. L'insegnare è un'altra cosa, sono due cose differenti, molto difficili. Insegnare il violino è veramente, veramente difficile. E cosa dimostri? Una cosa che mi colpisce e che ho letto di te, ma ho ascoltato anche di te, è che mostri anche un altro lato di quello che è il classicismo del violino, come noi lo intendiamo. Sì. Io, per esempio, i bambini dico: ragazzi, il violino è uno strumento antico, io posso fare un pezzo antico, no? Bach. Io posso impazzire e dico: ragazzi, io posso fare diventare un rockettaro. Posso diventare ancora più pazzo, posso far diventare una pizzica pizzica. Posso diventare come voi, fate dei cartoni animati, Simpson. Eccetera, eccetera, eccetera. E questo eccetera. È uno dei modi per avvicinare i ragazzi, certo, se vogliamo, a questo strumento. È la pubblicità giusta per i bambini, perché adesso c'è tanta cattiveria, ragazzi, che sai, la musica è un po' messa da parte. Allora bisogna fare la pubblicità giusta di questi strumenti, ecco, se no le scuole vanno a svuotarsi. Uno strumento con cui di fatto tu ci stai facendo vedere che si può fare veramente quello che si vuole. Sì, sì, sì. E tu, diciamo, lo hai realizzato poi anche in quello che è il tuo lato artistico, nei tuoi album musicali. Cioè, raccontaci un po' quelli che sono stati per cenni, se vogliamo, le tue produzioni. Io, fin da piccolo, abbiamo messo insieme i personaggi più importanti, da Malmsteen al maestro Cannavacciuolo, Garrett, li abbiamo messi tutti insieme e poteva uscire qualcosa di incredibile. Il rock sul violino, fare qualcosa di diverso dagli altri. E la lirica? Anche. Io ho un progetto che si chiama Classic Revolution, è un progetto, un'opera, sono 26 brani di musica classica lirica, tutti arrangiati in chiave rock e tutti legati tra di loro. La gente guarda questa cosa qui e rimane colpito. E ti dirò di più, adesso, diciamo, tra pochissimo, perché ora lasceremo la linea, ma tra pochissimo ti chiederò anche di farci ascoltare qualcosa. Va bene, va bene. Natale ancora insieme a Francesco Greco, che è qui che se la ride perché abbiamo allestito un piccolo set, perché come rocker, perché come avevo detto prima, adesso è il momento di ascoltarlo. Ma io ho, diciamo, fatto un parallelismo che non so, non mi perdonerai. Abbiamo parlato del rock, della lirica con la musica classica. Mi viene in mente che Freddie Mercury è stato un po' il pioniere di questi accostamenti un po' particolari, nel senso che con Night at the Opera lui ha portato la lirica per la prima volta nella canzone rock. E quindi tu adesso cosa ci fai ascoltare dopo questa premessa? Quasi facciamo un pezzo di Queen? Quasi lo facciamo. Sei pronta? Sono pronta. Un dito mi devi dare. Ce l'ho. Siamo pronti? Ce l'ho. Vai, vado? Vai.